Un buongiorno e un benvenuti a questa mini sessione informativa dedicata al reverse charge elettronico per le fatture di acquisto estere. Questa tematica è legata anche alle novità a decorrere dal 1° di luglio 2022 per quanto riguarda appunto l'assolvimento degli obblighi relativi agli acquisti effettuati dall'estero. Ma perché, diciamo così, ci sono e parliamo di queste novità? Innanzitutto perché ci stiamo muovendo nell'ambito di quello che potremmo dire anche in maniera così di evento epocale di digital transformation, di digitalizzazione delle attività amministrative, ancora di più fiscale, dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, con il fisco, penato con gli adempimenti e gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica, che ha, per così dire, modificando e sta modificando profondamente il modo di operare per tutte le aziende, per tutti gli uffici e per tutti gli adempimenti fiscali. E dicevo, dal 1° di luglio 2022 questi obblighi che ruotano e sono collegati alla fatturazione elettronica, ancora di più alla digitalizzazione e per arrivare alla cosiddetta precompilata IVA, quindi mettere a disposizione delle autorità fiscali italiane tutti i dati, i dettagli relativi alla compilazione della dichiarazione IVA. Tra questi chiaramente abbiamo tutto quello che riguarda il commercio internazionale, in particolare per quanto ci compete quest'oggi, per quanto riguarda gli acquisti effettuati dall'estero di beni e servizi che dal 1° di luglio richiedono nuovi adempimenti legati proprio al reverse charge e alla presentazione del cosiddetto esterometro. Esterometro, adempimenti che dicevo sono alternativi alla fatturazione elettronica. Tutto nasce dall'obbligo previsto per tutti gli operatori italiani, per tutti i soggetti italiani ad utilizzare la fatturazione elettronica nelle operazioni tra soggetti residenti. Obbligo di fatturazione è previsto per tutte le operazioni imponibili, non imponibili, piuttosto fuori campo IVA e quant'altro, che tutte le operazioni che avvengono tra soggetti ubicati in Italia. Sostanzialmente l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda, per così dire, i rapporti tra soggetti fiscali italiani. Nel momento in cui invece si fa attività di commercio estero, di vendita, ma ancora di più quest'oggi o in questa pillola informativa parliamo di acquisti. Questo obbligo di fatturazione elettronica nel caso di vendite non sussiste, a maggior ragione non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito degli acquisti, proprio perché poi le fatture di vendita per i nostri fornitori e di acquisto per noi sono generate all'estero e chiaramente non sono sottoposte alla normativa e agli obblighi di fatturazione elettronica. Quindi, partendo dal presupposto che tutti i nostri fornitori beni e servizi esteri ci fatturino, diciamo così, in modalità analogica, cartacea, inteso non elettronica, almeno nei termini e nei requisiti previsti dalla normativa italiana, nascono degli obblighi e degli adempimenti alternativi a proprio al canale di fatturazione elettronica. E questi obblighi e adempimenti poi ruotano intorno al concetto, alla comunicazione periodica, all'obbligo di presentare il cosiddetto esterometro e procedere al cosiddetto reverse charge, cioè all'inversione degli oneri dell'assolvimento dell'IVA da parte dell'acquirente, che è esteso, per così dire, sicuramente a tutti gli acquisti, storicamente agli acquisti intracomunitari e anche legata all'acquisto di servizi resi da prestatori soggetti esteri non ubicati in Italia e senza stabile organizzazione in Italia. Dicevo, a decorrere dal 1° di luglio 2022 sono state modificate le modalità di comunicazione di questo esterometro, rendendolo, per così dire, allineandolo ai termini e alle modalità tecnico-informatiche, legate proprio agli adempimenti di fatturazione elettronica.
Quindi sostanzialmente trasmissione nei stessi tempi, con le stesse modalità del file XML nella tempistica prevista nell'ambito della fatturazione elettronica, che quindi porta a dire che quanto era il nostro comportamento legato alla presentazione dell'esterometro in termini trimestrali, piuttosto che nelle modalità previste, diciamo, parallele al canale del sistema di interscambio, al formato XML, di fatto con le novità questo sono venute meno e pertanto tutto deve transitare in formato XML attraverso il canale, il sistema di interscambio. Però attenzione che questi adempimenti, fatturazione, autofatturazione, integrazione ed esterometro, sono adempimenti, diciamo così, diversi, anche se con un unico adempimento possono essere assolti l'obbligo contemporaneamente. Questo è stato anche, per così dire, chiarito nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circolare del luglio del 2022, la quale afferma che gli obblighi di cui si parla, pertanto integrazione di un documento ricevuto piuttosto che autofatturazione ed esterometro, sono tra loro adempimenti autonomi, seppur in un unico adempimento possa in alcuni casi soddisfare entrambi le esigenze, quindi con un unico adempimento assolvere alla reverse charge, all'integrazione, quindi alla comunicazione elettronica e quindi una volta fatta comunicazione elettronica viene meno anche l'obbligo. Chiaramente avere uniformato i formati e la tempistica direi che c'è questa di fatto una sovrapposizione, unico adempimento che va ad assolvere a quanto previsto dalle norme. Quindi l'adozione dei termini, delle modalità della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sul lato acquisti, così come diciamo, stiamo parlando di autofatturazione, integrazione relativa all'acquisto di beni e di servizi, integrazione o autofatturazione che passa con la codifica TD17 per quanto riguarda i servizi, per gli acquisti intracomunitari e TD19 per le merci di soggetti esteri già presenti in Italia, possono quindi ritenersi sostitutivi delle comunicazioni e dell'esterometro. Pertanto, parliamo delle novità che riguarda la tempistica, no? Riferite in particolare agli acquisti. Nel momento in cui io, azienda, ricevo una fattura da soggetto estero, stiamo nell'ambito delle prestazioni, ricordo, le prestazioni di servizi o negli acquisti intracomunitari, sono tenuto a comunicare, quindi gli acquisti e le fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, sono tenuto a comunicare, effettuare la comunicazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione e l'effettuazione dell'operazione. Attenzione, come avete notato, stiamo parlando di prestazioni di servizi e acquisto intracomunitario. Sono escluse dall'obbligo e da tali adempimenti gli acquisti di beni da soggetti ubicati in paesi extra UE, in quanto queste sono sottoposte al cosiddetto importazione, quindi assolvimento dell'IVA mediante l'emissione di una bolletta doganale. Quindi in questo caso chiaramente il documento fiscalmente valido è la bolletta doganale, come tale l'assolvimento e il documento di riferimento rimane la bolletta doganale. Non c'è obbligo per le operazioni, diciamo così, fuori campo IVA, non di valore non superiore a 5.000 euro relativo agli acquisti di beni e servizi rilevanti territorialmente ai fini IVA, ai sensi degli articoli 7.
articolo 7-Otties, come vi ricordo, che esistono 8 articoli 7, in particolare il 7-bis, piuttosto che il 4, il 5, quindi che nel momento in cui è previsto l'assolvimento, l'applicazione dell'IVA nel paese non italiano, nel paese sempre nell'ambito dell'Unione Europea, in questo caso se di valore inferiore a 5.000 euro non si è tenuti alla comunicazione. Come dicevo, con riferimento quindi alle operazioni passive, quindi il cosiddetto reverse charge dell'inversione dell'onere, il committente, il cessionario, comunque il soggetto italiano che effettua questi acquisti è tenuto a comunicare entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione, e comunicare in formato XML attraverso comunicazione al sistema di interscambio, il cosiddetto SDI, i dati e gli elementi proprio legati alla fattura e alla cosiddetta integrazione piuttosto che autofatturazione, utilizzando come tipo documento della codicistica legato alla fatturazione elettronica, il TD17 che riguarda quindi l'integrazione o l'autofattura per acquisti di servizi dall'estero, il TD18 per quanto riguarda l'integrazione di un acquisto intracomunitario di beni, o il TD19 l'integrazione o l'autofattura per acquisto di beni già esistenti in Italia ai sensi dell'articolo 17. Vi ricordo che l'integrazione deve essere utilizzata nell'ambito delle operazioni con soggetti intracomunitari, l'autofattura invece nell'ambito delle operazioni di acquisto e quindi di assolvimento dell'IVA per quanto riguarda soggetti extra Unione Europea. Quindi nel caso di operazione con soggetti UE, quindi di integrazione, il tutto deve avvenire entro il 15° mese del giorno successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. In caso invece di acquisti da soggetti extra UE, siamo sempre nell'ambito di servizi in questo caso, perché nell'ambito dell'acquisto di beni abbiamo o sono sottoposti al regime, per così dire, di importazione, di sdoganamento e quindi di bolletta doganale ed esclude dall'obbligo ulteriori obblighi comunicativi. E tutto questo sempre deve avvenire nell'ambito dei servizi entro il 15° mese successivo. Vi ricordo comunque che, come abbiamo citato, il tipo documento TD17, TD18, TD19, che rientra nella più ampia codicistica di tipo documento, appunto, è creata in maniera specifica per integrazione TD17, TD18, TD19, a seconda se si parla di servizi, di acquisti intracomunitari o di acquisto di beni, ai sensi dell'articolo 17,2 del DPR 633 del 72. Stiamo parlando di reverse charge esterno, cioè di operazione di natura internazionale, non di reverse charge di natura nazionale. E così, per completezza di codicistica, abbiamo anche codicistica per tipologia di operazione. Quindi tutto nasce dall'articolo 17, dicevo, comma 2 del DPR 633, il quale introduce l'obbligo di assolvimento degli adempimenti IVA relativi agli acquisti di beni e servizi in capo al committente o comunque al soggetto acquirente, in questo caso al soggetto italiano, che deve avvenire, come dicevo, mediante integrazione, se si parla di operazioni con soggetti comunitari oppure di autofattura, quindi un documento, una fattura a se stessi distinta dalla fattura del fornitore estero. Vi ricordo quindi che nell'ambito degli acquisti intracomunitari il reverse charge e contemporaneamente anche visto l'uniformità anche a livello di tempistica, di modalità tecniche di comunicazione allo SDI per quanto riguarda l'esterometro. Quindi nel caso di acquisti intracomunitari, il cessionario nazionale, l'acquirente, cioè voi aziende italiane, siete tenute a numerare e integrare la fattura ricevuta.
avendo ricevuto sicuramente una fattura non elettronica, almeno nei modi e nei formati previsti dalle norme fiscali italiane, siete tenute ad integrare elettronicamente detto documento mediante il codice TD18 che va a identificare l'integrazione degli acquisti intracomunitari. Oppure, se procedete all'integrazione cosiddetta tradizionale, andare sempre nelle medesime modalità e nei medesimi tempi a fare la comunicazione, il cosiddetto esterometro o comunicazione dell'operazione transfrontaliera, sempre per il codice TD18. Ecco, questo è bene ricordarlo, no? Che sono adempimenti in sé alternativi, e come si diceva prima, come chiarito l'Agenzia delle Entrate, un conto è fare l'integrazione elettronica, un conto è presentare l'esterometro, almeno così a livello teorico. Nei fatti, una comunicazione comunque è effettuata mediante reverse charge elettronico oppure mediante esterometro, che si equivalgono nei fatti e nelle modalità. Chiaramente è una modalità che assolve questi per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari TD18. Sul fronte invece di servizi, acquisti di servizi, anche qui con la distinzione nell'ambito dei servizi abbiamo il codice TD17 che si distingue poi acquisti da soggetti comunitari e quindi si parla di integrazione piuttosto che acquisti da soggetti extra UE, e si parla di autofattura da comunicare sempre entro il 15° mese, il 15° giorno del mese successivo. Per quanto riguarda invece gli acquisti da non residenti di beni presenti in Italia, ad esempio presso magazzini di società estere, in questo caso medesima modalità con il codice TD19. L'Agenzia delle Entrate raccomanda eventualmente nell'ambito degli acquisti intracomunitari di comunicare o comunque procedere all'integrazione al reverse charge o alla comunicazione dell'esterometro, ovviamente modalità elettroniche, entro la fine del mese in cui si è, diciamo così, ricevuto il documento, effettuato l'operazione proprio per allineare a livello di tempistica, di reportistica, l'operazione annoverarla nel mese, proprio questo per evitare sfasamenti, al di là che il termine ultimo è entro 15 del mese successivo. Quindi questi sono i principali adempimenti per quanto riguarda le operazioni con soggetti comunitari. Per quanto riguarda invece operazioni con soggetti stabiliti fuori dal territorio dell'Unione Europea, ricordo sempre il TD17 per quanto riguarda la comunicazione, quindi per quanto riguarda i servizi, quindi essendo soggetti extra UE stiamo parlando di autofattura, piuttosto che TD19 nel momento in cui i beni sono già esistenti in Italia. Attenzione che nell'ambito dell'autofattura ha una tempistica particolare, cioè deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o presenti nel territorio dello Stato, oppure entro il 15° mese per quanto riguarda l'ipotesi di prestazioni di servizi. E in estrema sintesi, quindi vi ricordo il TD, come si diceva, il TD17, il TD18 e il TD19 per quanto riguarda il reverse charge relativo agli acquisti. Particolare invece è il trattamento, diciamo, IVA degli acquisti di beni provenienti da San Marino, con l'obbligo quasi per tutti gli operatori anche di San Marino di fatturazione elettronica. Il sistema di interscambio è agganciato a quello italiano. Chiaramente c'è la possibilità per gli operatori di San Marino di fatturare, stiamo parlando di acquisti per le aziende italiane, con IVA o senza IVA. Nel momento in cui è stata effettuata una fatturazione senza IVA, occorre procedere alla integrazione elettronica mediante il cosiddetto reverse charge. In questo caso abbiamo anche qui il TD19, TD17, nel momento in cui l'acquisto avviene con beni senza applicazione dell'IVA, piuttosto che un codice specifico, il TD28, nel momento in cui acquisto di beni con IVA.
Riassumendo, ricordo quindi l'assolvimento per via elettronica, che sia reverse charge elettronico o esterometro, nelle modalità e nei tempi XML entro il quindicesimo mese del giorno scusate, il quindicesimo giorno del mese successivo per quanto riguarda appunto gli acquisti di beni o servizi effettuati dall'estero, i codici di riferimento TD17, TD18, TD19. Servizi, TD18 acquisti intracomunitari, TD19 beni esistenti sul territorio in Italia. Io vi ringrazio, vi do appuntamento, approfondimenti, a risposte, a quesiti mirati posti attraverso il sistema delle Camere di Commercio Lombarde e buon lavoro e alla prossima pillola informativa.